è il discorso legato agli occhiali. È vero, noi possiamo semplicemente limitarci a legare filo sull'occhiello in modo tradizionale. Questo non rende l'amo più efficace di quanto non possa essere invece con un concetto che andremo a vedere, ripeto, nel tutorial, una legatura sul gambo e far fuoriuscire il filo sempre nella parte anteriore dell'occhiello. Noi dobbiamo sempre creare angoli di questo tipo. Lo vedremo nel dettaglio con degli esempi pratici. Questo tipo di soluzione, che è presa a piene mani dal car fishing, dove si pesca con l'amo totalmente scoperto, fa sì che l'amo, tutte le volte che viene a contatto con il pesce, ruoti e si agganci. Se noi lo andiamo a far fuoriuscire il filo dalla parte posteriore, vedrete che anziché andare in posizione di aggancio, come sta facendo adesso, va a mettersi in posizione opposta, quindi avremo un sacco di mangiate a vuoto. Analogamente, se il filo lo annodiamo in modo tradizionale nella parte centrale, quindi dritto per dritto con un nodo che può essere il grinner, quello che vogliamo, alcune volte sarà in posizione corretta di ferrata, altre volte avremo delle padelle fenomenali. Sono piccolissimi particolari che possono fare differenza e che nascono da una cosa importante, ragazzi: bisogna studiare anche le altre tecniche di pesca ogni tanto.